La polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne palermitano incensurato, accusato dei reati di coltivazione di marijuana e furto di energia elettrica. L'arresto del giovane è collegato a una complessa operazione di polizia giudiziaria che ha portato a un'enorme coltivazione indoor di marijuana ubicata nel quartiere Pagliarelli all'attenzione delle forze dell'ordine. Già da qualche giorno gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza Libertà avevano ritenuto che meritasse attenzione un immobile segnalato come meta sospetta di giovani provenienti da Pagliarelli e da quartieri limitrofi, circostanza ancor più strana se collegata allo stato di apparente abbandono della struttura, già da qualche anno disabitata. I poliziotti hanno ritenuto di intensificare i servizi di perlustrazione e osservazione in prossimità del casolare abbandonato. All'interno era chiaramente percepibile la presenza di tre uomini che, avvertita la presenza dei poliziotti, si sono dati alla fuga per le vie della città. Mentre due di loro sono riusciti a dileguarsi, un terzo è stato raggiunto e bloccato. Dopo averlo tratto in arresto, i poliziotti hanno perquisito il casolare. Al piano seminterrato, estesa su una superficie pari a circa 600 metri quadri, è stata scovata una piantagione di marijuana composta da 891 piante, fornita di dispositivi quasi tutti di ultima generazione, utilizzati per far crescere la serra, filtri a carbonio, voluminosi impianti di areazione, di essiccazione e di illuminazione, filtri, condizionatori e pompe di calore necessarie a riprodurre il microclima propizio alla crescita del vegetale. Il valore dello stupefacente, invece, se immesso nel mercato all'ingrosso della droga, avrebbe avuto un valore stimato sui 200.000 euro, cifra suscettibile di una crescita esponenziale di almeno il triplo, qualora si fosse ragionato al dettaglio.